Dovrebbe segnare la parola fine sugli anni turbolenti a dir poco passati dal comando dei vigili di Corbetta alla sentenza della Corte di Cassazione che ha dato ragione al comune sul licenziamento dell'agente Gregorio Di Pilato. L'agente è stato in servizio a Corbetta per più di 33 anni e la sua è stata una storia laterale alla vicenda di Salvatore Furci. Infatti, le tre contestazioni alla base del procedimento disciplinare su di lui riguardavano l'accesso a dati anagrafici di alcuni cittadini per motivi non lavorativi e fuori dall'orario di servizio, oltre all'accesso al sistema informatico e ai documenti riservati che sarebbero poi stati forniti all'ex collega Salvatore Furci per la sua causa contro il comune e la consumazione di alcuni pasti senza prima aver timbrato il cartellino in uscita. Lo stesso Furci, ancora detenuto dopo le sentenze di colpevolezza per aver messo della cocaina nell'auto della comandante dei vigili di Corbetta lì a Vismara, si era visto riconoscere proprio come Di Pilato l'illegittimità del licenziamento. In entrambi i casi, però, poi i giudizi successivi hanno visto annullate le sentenze a loro favore. La Corte di Cassazione ha messo ora la parola fine al procedimento Di Pilato, dichiarando assolutamente legittimo il licenziamento dell'agente e dando così ragione al comune di Corbetta. Anzi, la Suprema Corte ha intimato anche il pagamento delle spese processuali. Di Pilato era tornato in servizio a Corbetta il 9 agosto del 2021, ma fin da quel momento il sindacato SULPL aveva chiesto che gli venisse data la possibilità di trasferirsi presso un'altra amministrazione. Con la sentenza della Corte di Cassazione delle ultime ore è invece certo che il vigile non tornerà a Corbetta, dal cui comando l'allontanamento fu legittimo.